Siamo tornati dalla bellissima Michelle a questa collettiva natalizia. Lascio a lei il microfono per dirci chi c'è qua stasera. Allora, stasera una mostra natalizia dedicata alla fiaba La Bella e la Bestia, Beauty and the Beast. Abbiamo 13 artisti partecipanti, tanti. Venite in via delle Zoccolette 28 e la incontrerete. Ci sono ospiti illustri, una poesia importantissima e due opere, parlaci. La galleria è onorata di ospitare i due quadri dal maestro Aldo Turchiaro, che è un protagonista della scena romana negli anni 70 specialmente. La Bella e la Bestia è un tema molto vicino al suo cuore, e poi la sua moglie Marcia Teofilo, che è una poetessa brasiliana molto nota, che anche lei ha dedicato una poesia alla mostra. Michelle poco fa ce li ha presentati, abbiamo l'onore di averli entrambi. Michelle, presentaci i tuoi ospiti. Ecco, io come gallerista sono onorato di avere i lavori presenti in galleria di Aldo Turchiaro e di sua moglie Marcia Teofilo, che è una poetessa brasiliana molto nota. E adesso passo a loro per dire qualcosa. Maestro, è qua con noi questa sera con 13 artisti che espongono in questa bellissima galleria. Perché essere qui? Ma siamo vicini di casa. Siamo vicini di casa, allora che devo fare? No, non è così. Invece io penso che noi siamo qui principalmente perché a noi, a me e a lui, piace molto questo fatto di essere assieme ai giovani artisti. Io li ho visti sempre quando ho passato, io ho guardato la galleria e ho visto sempre mi è piaciuto il livello di serietà con cui questi giovani sono guardati. È molto importante e è anche molto importante la più importante galleria di Roma, perché ha dei pittori e delle opere che in altre gallerie non ci sono. Le gallerie romane in generale sono ancorate o affossate in qualche cosa di ormai, non dico accademico, ma molto, diciamo, manca di sprint e di vitalità. E questa invece è la più importante e vitale galleria di Roma. Due artisti che vivono assieme che hanno creato veramente qualcosa di importantissimo. Lei una poesia che io ho già letto e se avesse così piacere di leggersela ci farebbe veramente un grande regalo. Grazie. La Bella e la Bestia, dedicata a tutti quelli che sono assieme a noi. Il mondo è un animale, ha le antenne, percepisci i sussurri, raccogli lamenti, piogge, offesi, afani, congiungi i fiumi della terra al mare, li trascina, alimenta le nubi, coltiva alberi alti, piccoli, colonne, templi, arbusti, erbe, nota e annota sogni e piccoli segreti che vagano dall'anima, dai recessi del corpo e della mente. L'universo è un ventre dove tutto si agita, si restringe e poi scompare nell'infinito. Grazie.